Buongiorno, io sono Albi e questo è un video di Bad Company 2 che non è una partita intera, sono tante diverse partite tutte fatte nell'arco di un pomeriggio e questo per un motivo abbastanza semplice, diciamo che adesso proverò a spiegarvelo, ma probabilmente chi di voi ha giocato a Bad Company 2 già lo sa, ma diciamo che Bad Company 2 non è molto, utilizziamo questo termine, YouTube friendly, nel senso, non è senso, lo so, scusatemi, noi trentini diciamo senso. Comunque, non è un gioco che offre davvero la possibilità di avere un gameplay, una partita interamente, diciamo, utilizzabile su YouTube o insomma, spettacolare per tutto l'arco dei suoi 20-30 minuti, quanto dura di solito un match su corsa. E quindi non lo so, è molto difficile per me avere delle partite intere, ecco, da proporvi. Tuttavia, ad esempio, ne ho una abbastanza carina su corsa che dura qualcosa come 25 minuti. Il peccato è che è praticamente un clone della partita che vi ho proposto nei miei due dual commentary con Lego, quindi non lo so, sì, penso che la metterò, che sicuramente vi potrà piacere comunque, ma diciamo che la tecnica è la stessa, no? Un bel fucile d'assalto, fumogeni, fumo ovunque e cercare di rushare sulle bombe il più presto possibile, ecco. Comunque dicevo appunto, Bad Company 2 non è un gioco così YouTube friendly, diciamo, ecco, perché diciamo che ogni partita non è tanto come COD, ma ci sono ad esempio dei momenti morti, ci sono ad esempio delle morti un pochino inevitabili, ecco, e anche i giocatori migliori su Bad Company non hanno il kill death ratio che si può trovare su Call of Duty, vedere una persona che fa 30-0 su Bad Company è una cosa inesistente, anche perché qua, come sapete, non ci sono ricompense uccisioni, ecco, non è che se faccio 5 uccisioni dopo faccio 10 uccisioni un po' più facili perché ho preso un Predator, un Harrier, un Chopper Gunner, no, qua i veicoli ci sono, ma diciamo che sono un'arma a doppio taglio perché ti permettono sì di fare più uccisioni, ma sei anche molto molto vulnerabile perché i veicoli sono grossi e bastano un paio di razzi o anche un sonorazzo se sei in un elicottero per buttarti giù, ecco. Quindi questo, vorrei sapere un attimino voi cosa ne pensate di questa cosa, se vi piacerebbe vedere appunto video come questo, che come adesso vedrete sono clip, sono i bei momenti insomma di 3 o 4 partite, ecco. E ecco, sapere cosa ne pensate, cosa vorreste vedere voi di Bad Company 2, ecco. Quindi passiamo alla prossima cosa. In questo video volevo rispondere a un po' di domande frequenti, un po' di temi che vengono proposti molto spesso su YouTube. Proprio come vedete il titolo è Il mondo di YouTube, ecco. Perché. Oh, aspettate, aspettate. Queste sono quelle cose che capitano raramente, ma. Oh. Boom. Doppia no scope con la T4, non capita decisamente spesso. E quindi sì, diciamo appunto, come vedete, cazzo, Battlefield ha dei momenti epici, ma sono sempre dei momenti, appunto sono chiamati i cosiddetti momenti di Battlefield, no? Ci sono anche delle compilation su YouTube di queste cose, però non una partita intera, un commentary su una partita intera che spesso dura ben più di 10 minuti, che è il tipico dominio su COD, è difficile da ottenere, è difficile, anche perché non sono davvero un giocatore bravissimo, mi ritengo sì, sopra la media, ma non certo un asso di Battlefield, ecco. E un bel elicotterino, boom. Bene. Allora, cazzo, devo smetterla di interrompermi, adesso vi parlerò di quel che vi voglio parlare. Dunque, YouTube. Allora, inizio con il dire una cosa abbastanza semplice che è l'ennesimo grazie che faccio a voi, miei iscritti, miei visualizzatori, ecco, perché davvero quando ho creato questo canale non pensavo che sarei cresciuto così tanto, non pensavo che diciamo ci sarei stato dentro fino a questo punto, ecco, e quindi adesso a dire il vero molte volte, molte partite che gioco, le gioco quasi con l'unico proposito di cercare di fare dei bei video per voi, ecco, quindi ha anche cambiato, diciamo, sconvolto il mio modo di vedere i giochi. Ma non è una brutta cosa, no? Perché mi diverto ovviamente anche a montare i video, a fare questi commentary e tutto il resto. Però,
Sì, ecco, diciamo che sono cambiate un po' di cose. Cerco di fare quello che posso, però tuttavia ultimamente, soprattutto in questi giorni mentre sto facendo questo commentary, sono in periodo di esami e devo davvero impegnarmi per l'università, quindi diciamo che forse non riuscirò a fornirvi le partite migliori, i commentari migliori, forse vi farò aspettare un po' di più. Ultimamente metto un video più o meno un video ogni 3 giorni, ecco, forse in futuro questa cosa potrebbe cambiare perché tra che inizia l'estate, tra che sono in sessione di esami, ecco, non so se avrò ancora tutto il tempo per giocare che ho adesso, e piuttosto che farvi vedere delle partite, diciamo, mediocri o cose del genere, preferisco non farvi vedere niente, ecco, non sono uno che si accontenta generalmente, certo, se poi proprio a tutti i costi volete vedere dei miei video, insomma, potrei abbassare i miei standard, ecco, e sempre parlando di qualità, di standard, di quelle cose lì. Io adesso in tutti i miei video HD, ho messo all'inizio una nota e continuerò a metterla sempre, che ho scritto guardalo in HD, perché non so se l'avete notato, ma io sono uno che davvero alla qualità ci tiene molto. La qualità è la mia prima linea guida, ecco. E se guardate i miei video, noterete che la qualità video, e scusatemi, qua mi devo interrompere perché vi devo spiegare cosa sto facendo. Questo è un UAV, non è un aereo come secondo, è un piccolo elicotterino. E diciamo che l'UAV in Battlefield, oltre a poter sparare dei missili Hellfire che one shotano i carri, un po' come se fosse un Predator, come quello che state vedendo adesso, ha la magnifica funzione di essere come l'UAV di COD, soltanto che è controllato da una persona. Vedete, ora io trovo le persone e le spotto, ossia premo Q in modo da far sì, o qualunque tasto che sia, in modo da far sì che i miei amici, i miei compagni di squadra sappiano dove sono i nemici. Vedete, là ci sono dei nemici e vedete quel triangolino rosso sopra la testa? Praticamente rivela sulla minimappa la posizione dei miei nemici e li rivela anche se guardano, vedono il triangolino. E quindi diciamo che l'UAV qua non è semplicemente una cosa che clicchi un pulsante e via, cioè, no, è una cosa che va controllata e può essere abbattuta con i proiettili, ma è sempre un giocatore a controllarla. E a me piace davvero molto come è fatto l'UAV qua su questo gioco, perché se diciamo una persona incompetente lo guida, sarà come non averlo l'UAV. Se invece lo guida una persona molto brava, sia ad evadere i proiettili che a stare ad alta quota, che a spottare tutte le persone che vede, sarà come sapere immediatamente in ogni momento dove sono i nostri nemici, ecco. Quindi molto, molto carino, sempre una delle profondità di Battlefield che su COD mancano un po', ecco. Nonostante, come detto anche nell'ultimo video, COD è un gioco meraviglioso. Comunque, e stavo dicendo, cazzo, continuo ad interrompermi perché lo faccio. Ecco sì, stavo parlando della qualità dei video. Ora, parlo non della qualità dei video, di contenuti, di commenti, di quello sta ad ognuno giudicare. Io parlo della qualità proprio video, la qualità del filmato, della grafica del video. Ecco, se voi guardate i miei video in HD, vi accorgerete che nessun altro video, perlomeno io non ne ho visti, ci sarà sicuramente qualcuno, ma anche se guardate i video la media dei video che ci sono sui community channel, i video di chiunque altro, i miei video hanno una qualità video molto maggiore. Questo perché io non renderizzo in MP4 o Windows Media Video, no. Io renderizzo in AVI, che è il formato più pesante. Infatti i miei video mediamente pesano da 1 a 2 giga. E sì, è tantissimo. I video che vengono uppati normalmente pesano attorno ai 300 mega, penso, una cosa del genere. No, io preferisco fare un upload da 10 ore, lasciarlo lì la notte, lasciarlo lì tutto il giorno, nel frattempo faccio altro, ma avere una qualità che spacca. Quindi per questo mi raccomando, vi consiglio sempre di guardare i miei video in HD, perché è tutta un'altra cosa, davvero. E poi vi dà anche un'idea di cosa sia la grafica sul PC, che non è certo come quella delle console, ecco, è molto 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 meglio. E bene. Sapete, mi fa un po' strano parlare così del mio canale, perché io sono uno a cui dà molto 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 fastidio quando guarda il canale di un commentatore e vede che per la metà dei suoi video parla di se stesso, parla del suo canale, dice adesso metterò questo, metterò quello e il mio canale, vi ringrazio, così. Però capite, se per la metà del tempo parlo del mio canale stesso, no, voglio dire, ci devono essere dei contenuti e ci sono dei video, tra virgolette straordinari come questo, in cui parlo del mio canale, vi aggiorno sulle news, però non deve essere la cosa primaria, sennò diventa una cosa un po' autoreferenziale, capito? Che a me non piace molto come cosa, ecco qua.
Qua faccio un fail di multikill perché ce n'erano 5 tutti attaccati e per un pelo non ne ammazza tutti, invece ne ammazza solo uno. L'UAV ha un raggio davvero, davvero piccolo, eh. È un razzo potentissimo che però non ha raggio praticamente, serve diciamo a one shottare i carri armati, ecco. Bene, allora, un po' di domande frequenti, un po' di domande frequenti che adesso all'inizio riuscivo diciamo a rispondere a tutti, ero ben felice di farlo, però ultimamente con, non lo so, penso di essere attorno ai 2000 iscritti, ormai è una cosa abbastanza fastidiosa, diciamo, vedere sempre. No, a me dispiace anche non rispondervi, però quando fate certe domande, voglio dire, allora, io vi prego. Non sono il vostro supporto tecnico, non chiedetemi, ma questo gioco mi gira? Ma come faccio questo errore? Cosa devo fare? Ragazzi, c'è Google per queste cose. Non fatemi domande a cui potete semplicemente rispondervi guardando su internet. Ecco, le domande che potete farmi sono tipo: Alberto, ma cosa è? Preferisci Battlefield o COD? Ma qual è secondo te l'arma migliore se voglio fare il cecchino mobile? O cose del genere? Queste sono domande in cui vi posso dare la mia opinione, ma non chiedetemi cose tecniche, perché nella maggior parte dei casi io ne saprò tanto quanto voi, perché non sono un tecnico informatico, sono un giocatore come tutti voi, ecco, quindi. Non chiedetemi cose del genere. E inoltre, generalmente, non chiedetemi Albi, voglio giocare con te, Albi, posso aggiungerti agli amici. Allora, io ho il mio gruppo di Steam, se siete dei giocatori di computer, e da lì potete chattare con me, potete scrivermi, io accetto sempre le chat da tutti, quando posso, ovviamente, mentre gioco non mi metto a chattare. Però cerco di rispondervi a tutti, ma vi prego, non fate bimbi minchia, ecco. Perché a me davvero dispiace quando non rispondo a qualcuno, quando uno mi fa una domanda. Albi, mi prendo Left 4 Dead, giochiamo assieme. No, io ho già i miei amici, non è che posso giocare con tutti, non avrei mai abbastanza tempo per giocare con tutti. Io ho già i miei amici, la mia compagnia, giochiamo assieme. E poi magari può essere che chattando con il gruppo di Steam vi trovi particolarmente simpatici, vi invito in TS, quella è un'altra cosa, però non contateci, ecco. Lo so, a me dispiace fare così, infatti non voglio sembrare che vi snobbo o una cosa del genere, perché cazzo, è grazie a voi che. Grazie a voi che, oddio, cioè, voglio dire, non è che ci guadagni qualcosa da YouTube, però vi sono riconoscente perché il mio canale cresce grazie a voi, però davvero io non posso accettare tutti, non posso giocare con tutti, non potrò mai, capito? Non posso rispondere alle domande di tutti finché mi fate delle domande che potete rispondervi su Google cercando, quindi scusatemi, non posso esserci per tutti, ecco, questa è la cosa principale. Prossima domanda frequente è: iscritto ricambi? No, 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 no! E che ti venga un cancro, porcaccia la miseriaccia. È una cosa stupida, è una delle cose più stupide. Guardate, io non ho mai fatto iscritto ricambi, guardate, sono cresciuto tranquillo. Invece vedo un sacco di persone che fanno iscritto ricambi, sub for sub, box for box, e magari hanno 1000 iscritti e i loro video prendono 300 visualizzazioni l'uno. Non serve a niente. Allora. La cosa più stupida è avere iscritti finti, perché non contano niente le iscrizioni, non contano niente gli iscritti ai vostri canali. Quello che conta sono le visualizzazioni dei vostri video e i mi piace dei vostri video. Questo conta. Questo è quello che importa davvero. Perché non serve a niente avere persone iscritte se poi i vostri video non vengono visti da nessuno e non piacciono a nessuno. Scusate il tono, ma davvero è una rabbia ogni volta che vedo. Ogni volta che vedo un commento del genere, io lo cancellerò dalla mia bacheca, ecco. Una cosa che potete dire è: ciao Albi, ho visto il tuo canale, bla bla bla, ditemi. Non voglio neanche che mi facciate complimenti, non sono così narcisista. Però dite: guarda, io ho un canale in cui faccio commentary di COD, se volete. Rivolgetevi pure a tutti, passate, date un'occhiata e se vi piace iscrivetevi. Questo lo potete dire, questo è educato, ma quando leggo addirittura, non leggo neanche, leggo iscritto ricambi, senza neanche tipo, neanche punteggiatura, un punto di domanda, niente, ma boh, io lì mi cadono proprio le palle, scusate il termine, ecco. Ok, prossima domanda. Con cosa registri? Che computer hai? E
e tutte queste cose qua. Dunque, potete trovare tranquillamente sulla descrizione del canale, anzi, a chi non l'ha ancora fatto, invito a leggersi la descrizione del canale, perché davvero, se tutte le persone leggessero la descrizione del canale, avrebbero già la risposta a più di tre quarti delle loro domande. Quindi, vi rimando lì. Dunque, poi, un'altra domanda frequente che mi fate, soprattutto nei PM, è se diciamo facciamo un dual commentary assieme o cose del genere. Dunque, ci sono tante persone che me lo chiedono, ma allora io li faccio volentieri dual commentary, ovviamente tempo permettendo, però dovete almeno fornirmi una partita. Mi ricordo un vecchio progetto che poi non ho mandato più avanti, è quello Non Solo Albi. Se guardate, tempo fa avevo fatto un video assieme ad un mio iscritto, assieme in realtà lui non c'era a commentare, ma era una sua partita. Ecco, se siete sul PC. Quindi io posso catturare la partita dal teatro. Avete una bella partita e vi va di commentarla assieme? Potete mandarmi un PM, basta che sia una bella partita secondo i miei canoni. Sapete che io non considero belle partite 100 uccisioni su dominio senza cagare le bandiere. A meno che non ci sia davvero qualcosa di speciale. Infatti mi ricordo che nel video di Slipknot, quel mio iscritto, ero proprio rimasto colpito dal modo in cui giocava, dal modo perché si muove, diciamo, esattamente come me e mi sono rivista. Ecco, quindi in ogni caso se avete delle belle partite, insomma, se pensate che mi possono piacere, che possono starci sul mio canale, volete fare un dual commentary che finirà sul mio canale, mandatemi un PM. E qua, se per caso vi state chiedendo che cosa sta succedendo, sto inseguendo questo Blackhawk con il mio UAV. Tuttavia il Blackhawk è furbo e va ad uccidermi fisicamente alla mia postazione computer, ma non prima che il mio missile Hellfire lo colpisca per prendersi una bella triple kill. Questi sono i momenti di Battlefield. Sarebbe stato meglio se fossi rimasto vivo, ma vabbè, mi rifarò con questo piccolo clip su Battlefield Bad Company 2 Vietnam. Questo è un tuk-tuk. E l'ho caricato di TNT e vado a fare quello che faccio di solito quando carico di TNT un tuk-tuk. In ogni caso, per questo video diciamo che le domande frequenti penso siano finite. Insomma, se ne avete altre, non esitate, mettete un commento, cercherò di rispondere a tutti i commenti in questo video. E che altro dire? Vorrei ricordarvi soltanto di mettere sempre un mi piace ai video che avete apprezzato. Ecco, quindi diciamo che il mi piace è lo strumento che avete per aiutarmi a crescere più ancora delle iscrizioni, di tutto il resto. Quindi mi raccomando, non dimenticatevelo mai, sempre che ovviamente il video vi sia piaciuto. Quindi non mi resta che dirvi, mettete un bel mi piace e ciao ciao ciao.